Benedizioni, buonasera a tutti quanti voi, meravigliosi e preziosi, benedetti dal Signore. È una novità, abbiamo anticipato visto le restrizioni che ci sono e quindi anche il coprifuoco per evitare che andiamo oltre l'orario, abbiamo anticipato l'orario di questo spazio famiglia dove parleremo comunque di argomenti riguardanti sempre la famiglia, perché nel nostro cuore, come soprattutto nel cuore di Dio, c'è la tua famiglia e la mia famiglia, c'è il piano che Dio ha per le famiglie che è meraviglioso e speciale. Quindi abbiamo anticipato alle ore 18 piuttosto che alle ore 21, perché altrimenti rischiamo di andare fuori orario e noi vogliamo rispettare quella che è l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Vogliamo rimanere entro termini e quindi iniziamo quindi da questo venerdì in avanti, lo faremo alle ore 18 piuttosto che alle ore 21. Se ti fa piacere ci potrai seguire, se ti fa piacere potrai condividere questa brevissima parola, staremo 30 minuti insieme a condividere la parola, a meditare la parola, quello che Dio ci vuole dire, quello che lo Spirito Santo ci vuole dire riguardante la nostra vita, riguardante il proposito che Dio ha per la nostra vita, riguardante anche le promesse, perché Dio ha delle promesse meravigliose per ogni persona, per ogni famiglia, ma c'è un tempo tra la promessa e l'adempimento e in mezzo di tutto questo si chiama che c'è anche il proposito che Dio ha per la vita di ognuno di noi. Io credo personalmente che nessuno è qua sulla faccia della terra così a caso, perché è venuto forse per un desiderio del padre, della madre o da un rapporto sessuale, ma io credo che ognuno di noi è qua sulla terra perché c'è un proposito che Dio ha per te, è un proposito che Dio ha per me, è un proposito che Dio ha anche per la tua preziosa e meravigliosa famiglia, per il tuo matrimonio. Ma una cosa molto importante è che noi dobbiamo centrare il tempo, dobbiamo centrare anche il proposito che Dio ha per la nostra vita. Così questa sera vogliamo parlare a proposito di questo, promesse e proposito. Non possiamo fare a meno di parlare di Abramo, perché Dio aveva fatto ad Abramo delle promesse e aveva un proposito per Abramo. E così è importante saper discernere quali sono le promesse di Dio, ovvero quali sono le promesse che Dio ha per la vita di ognuno di noi, per la nostra famiglia, per il nostro matrimonio, e anche qual è il proposito. E quindi nel tempo dell'adempimento delle promesse, quando Dio adempie le promesse, dobbiamo stare molto attenti da non fare degli errori, perché la persona di cui parleremo questa sera, Abramo, lui ha commesso degli errori per impazienza e perché non è rimasto fermo nel proposito, o per meglio dire, nelle promesse che Dio gli aveva dato. E quindi fece degli errori. Allora noi vogliamo imparare dagli errori che gli altri hanno commesso affinché noi non li possiamo fare. Quindi la parola di Dio ci avverte, la Bibbia dice che l'Antico Testamento è stato scritto per il nostro ammaestramento, significa che se gli altri hanno sbagliato, noi possiamo avvalerci dagli errori degli altri per non farli noi. E vogliamo partire proprio dal libro della Genesi, l'inizio. Dio un giorno parlò ad Abramo e gli disse, ad Abramo aveva 75 anni quando Dio lo chiamò, e gli disse: lascia il tuo paese, il tuo parentato, va nel paese che io ti mostrerò, perché io voglio fare di te una grande nazione. E Dio gli disse ad Abramo: attraverso la tua vita tante famiglie della terra saranno benedette. Così Dio sceglie sempre qualcuno per benedire una progenie di famiglie, per benedire tutte le famiglie. E in queste famiglie ci sei compreso anche tu. Malgrado tutto quello che oggi sta accadendo in tutto il mondo, nella nazione dell'Italia, malgrado tutta questa guerra che c'è del Covid, quello che c'è nel cuore di Dio è di benedire la tua famiglia, è quello di benedire il tuo matrimonio. Ed è importante che noi consapevolizziamo che Dio ha il meglio per la nostra vita, per la nostra famiglia. La Bibbia dice: i pensieri che io medito per voi, sta parlando di Dio, sono pensieri di pace, non di male, per darti un futuro e una speranza.
E quindi è importante che ciascuno di noi consapevolizziamo questo, che Dio ha per te e per la tua famiglia pensieri di pace e non di male. Non vuole Dio distruggere la tua famiglia e il tuo matrimonio, ma vuole farti solo ed esclusivamente del bene. Quindi, ritornando un po' indietro, Dio aveva detto ad Abramo: lascia il tuo paese, il tuo parentato, e va nel paese che io ti mostrerò. E Abramo nel corso degli anni fece degli errori, per quanti conoscono un po' la storia biblica di Abramo. Lui aspettò questa promessa, sua moglie, la Bibbia dice che era sterile. Subito dopo che Dio gli parlò, lui ha attraversato momenti di carestia, è stato tentato per scendere in Egitto, è sceso in Egitto, ha esposto sua moglie ad adulterio, ad infamia, insomma ad attirare delle calamità. Poi è andato a letto, ha fatto un figlio con la serva di sua moglie, insomma ha combinato tanti di quei guai, tanti di quei disastri, e alla fine Dio comunque porta sempre avanti il suo proposito. E leggiamo, facciamo un salto dalla Genesi al capitolo 12 a Genesi capitolo 18, dove Dio parla nuovamente ad Abramo, e leggiamo così, dove dice: il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda, nell'ora più calda del giorno. Abramo stava seduto davanti alla tenda, la porta della tenda, significa che stava per certi versi vegliando chi entrava e chi usciva, e quindi mentre Abramo stava davanti alla porta della tenda con il caldo del giorno, gli si presenta il Signore, o per meglio dire, poi gli si presentano tre uomini. E Dio gli ricorda le promesse che egli stesso aveva fatto ad Abramo, e gli dice: guarda caro Abramo, che malgrado tutti gli errori che tu hai fatto, io non dimentico qual è il proposito che ho per la tua vita. E quindi, anche se tu hai commesso nel corso degli anni degli errori, io non dimentico il proposito che ho stabilito per la tua vita. Così io ti voglio incoraggiare che malgrado gli errori che tu ed io abbiamo potuto fare nel corso della nostra vita, Dio non ha dimenticato che ha un proposito per la tua vita. E Lui farà di tutto perché il proposito che Lui ha stabilito per la tua vita e per la mia vita si possa adempiere. E quindi è importante che consapevolizziamo questo. Quindi ti voglio incoraggiare questa sera che gli errori che tu hai fatto nel passato non devono condizionare il tuo presente, neanche il tuo futuro. Ma devi far sì che se anche hai fatto degli errori nel passato, tu questa sera possa mettere un punto e dire: basta, io da questa sera voglio ricominciare nuovamente da capo e voglio continuare il processo affinché il motivo perché sono venuto qua sulla terra sia mio, sia di mia moglie, o di mio marito, se sei una donna che stai ascoltando, oppure della tua famiglia, comunque sia, si possa adempiere, e quindi non possa bloccarsi, ma si possa adempiere il proposito che Dio ha per la tua vita, per la tua casa, per il tuo matrimonio, per la tua meravigliosa e preziosa famiglia che Dio ama. Così Dio gli dice ad Abramo, gli dice: tornerò certamente da te l'anno prossimo, e Sara, tua moglie, avrà un figlio. Bene, quando Dio parlò ad Abramo, aveva 75 anni, quando gli disse: lascia il tuo paese, il tuo parentato, e va nel paese che io ti mostrerò, io ti farò una benedizione, tante famiglie saranno benedette a motivo tuo, da te usciranno del re, avrai una grande discendenza. Però Sara era sterile e di conseguenza non poteva avere figli. Abramo, passavano gli anni, non poteva avere figli. Quando Dio parla ad Abramo in questa occasione aveva 99 anni, quindi passarono 24 anni. In questi 24 anni Abramo con Sara fecero degli errori. Così tutti quanti noi possiamo fare degli errori, ma aspettati che questo è il tempo dove Dio visiterà la tua vita e ti riporterà nelle promesse che Dio ha per la tua vita. Quindi non ti scoraggiare, perché con Dio c'è, non perdiamo mai la speranza. Dio non è un Dio che delude. Ripeto, anche se hai commesso degli errori, anche se hai fatto degli errori grandissimi, Dio farà sì che ti toglierà dagli errori e ti porterà nel proposito, ad adempiere il proposito che ha per la tua vita,
affinché le promesse che Dio ti ha fatto per te, per il tuo matrimonio, per la tua famiglia, in questa stagione, malgrado tutto quello che stiamo attraversando, si possano adempiere. E così quando Dio fa questa promessa ad Abramo, gli ricorda e gli dice: guarda che l'anno prossimo io visiterò Sara e Sara ti partorirà un figlio. Dietro la tenda c'era Sara che ascoltava, e quando Sara dietro la tenda ascoltava iniziò a ridere, dice: ma vecchia come sono, ma potrei avere tali piaceri visto che il mio stesso Signore è vecchio, visto che Abramo mio marito è anche vecchio? E addirittura la Bibbia parla che Sara non aveva più i ricorsi ordinari delle donne, quindi non c'era possibilità per poter rimanere incinta, quindi per poter portare alla luce un bambino, una bambina, ma quello che è impossibile per l'uomo diventa possibile per Dio. Quindi è importante che tu ed io non perdiamo la speranza. Se Dio ti ha fatto una promessa, Dio è pronto a fare pazzie perché le promesse che Lui ha fatto per la tua vita si possano adempiere, ma Dio ha bisogno anche della nostra collaborazione e della nostra intesa, e che noi siamo connessi e accordati con Lui. Quindi cosa fece Sara quando seppe questa, quando ascoltò Dio che parlava ad Abramo? Rise dentro di sé, dice: ma vecchia come sono, dovrei io avere tali piaceri? Dice: e anche il mio stesso Signore è vecchio. Allora ora tu puoi dire: ma sono passati tutti questi anni, quanti anni sono passati, quanti errori abbiamo fatto, ma tu pensi che realmente Dio ci possa benedire? Guarda quanto disastro abbiamo fatto nel nostro matrimonio, siamo una coppia che abbiamo attraversato tanti fallimenti, abbiamo fatto brutta figura, ma tu pensi che Dio ci possa benedire? Sì, Dio ti può benedire. Dio può andare oltre la tua ragione, può andare oltre i tuoi errori, può andare oltre i tuoi disastri. Perché anche Abramo, ripeto, è andato a letto, è andato a coricarsi con la serva di sua moglie per fare un figlio, non era la perfetta volontà di Dio, e Dio non vuole che facciamo questi tipi di errori, ma c'era un proposito che Dio aveva per la vita di Abramo. Così, anche se tu nel passato hai fatto degli errori, è tempo che fai un reset, metti un punto e dici: ok, adesso voglio cambiare vita e voglio fare la volontà di Dio. E Dio, quando Sara ha sentito che rideva e diceva: ah, vecchia come sono, potrei avere tali piaceri, e visto che il mio stesso marito è vecchio, avanzato negli anni, ma pensi che possa avere questi piaceri io? E Dio gli risponde, gli ha detto, dice: vi è forse qualcosa di difficile per me o per il Signore? Così io ti voglio incoraggiare questa sera, guarda che per Dio non c'è niente di difficile. È difficile per noi e sono difficili le cose per noi, ma per Dio non c'è niente di difficile. E così Dio gli parla e gli dice: al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. Ci sono due passaggi molto importanti qua. C'è un tempo che Dio ha fissato. Difatti Dio gli dice: al tempo fissato. E non è il tuo tempo, non è il mio tempo, ma è il tempo che Dio ha stabilito. E io credo che Dio ha stabilito un tempo perché ti visiterà. Perché la Bibbia dice: al tempo fissato, l'anno prossimo tornerò e Sara avrà un figlio. Così c'è un tempo che Dio ha fissato e c'è una visitazione, ovvero c'è un tempo che Dio ha fissato per te, ma c'è anche una visitazione che Dio ti farà, dove parlerà personalmente a te, ti visiterà e ti darà delle parole specifiche, dove tu potrai avere la piena consapevolezza che potrai dire: questo è Dio che mi ha parlato. Forse tu stai pensando di distruggere il tuo matrimonio, forse tu stai pensando che per il tuo matrimonio non c'è più speranza, forse tu stai pensando che per la tua famiglia non c'è più speranza, forse hai una malattia, forse hai un familiare, una persona a te cara con un cancro o con una malattia, con la leucemia, e tu dici: non c'è più speranza.
Io ti dico una cosa, che c'è un tempo fissato dove Dio in questo tempo visiterà la tua vita, ti guarirà e tu non avrai alcun dubbio di dire ah ma sì ma o prendere scuse, ma credo che Dio visiterà la tua casa, visiterà il tuo matrimonio, visiterà la tua vita e Dio è pronto a fare meraviglie. L'unica cosa che Dio ti richiede, sii aperto e sii disponibile a ricevere. Dice allora Sara negò dicendo non ho riso perché ebbe paura, ma l'angelo di Dio invece gli disse invece hai riso. Poi la Bibbia dice che quegli uomini, che erano tre uomini, si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma. Molto bello anche questo passaggio. E Abramo andò con questi uomini, con questi angeli che l'avevano visitato, per congedarli. Una cosa molto importante, se sei un marito, se sei un padre, segui Dio. Abramo, quando ebbe la visitazione di questi angeli, li seguì. E al versetto 17 di Genesi 18 la Bibbia dice: il Signore disse, dovrei nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Sai una cosa? Quello che c'è nel cuore di Dio? Dia un proposito per la tua vita, dia un proposito per la tua famiglia, per il tuo matrimonio. E quello che Dio sta per fare non te lo vuole nascondere, ma te lo vuole rivelare. La Bibbia dice, il Signore gli disse, dovrei io forse nascondere ad Abramo quello che sto per fare? E poi al versetto 18 dice, dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, quindi ascoltami, 24 anni prima Dio aveva detto ad Abramo che lui sarebbe diventato una grande nazione, da lui sarebbero uscite del re. Tutte le famiglie sarebbero state benedette a motivo di lui, da lui sarebbe uscita una discendenza. E dopo 24 anni Dio si ricorda della promessa, parla con Abramo e gli dice Abramo deve diventare una nazione grande e potente. Così io ti voglio incoraggiare questa sera, perché io ne sono certo che tu nella tua vita ci sono delle promesse, per la tua casa ci sono delle promesse, nel tuo matrimonio ci sono delle promesse di Dio, e anche se è passato tanto tempo, tu ed io ci dimentichiamo delle promesse di Dio. Ma non è Dio che si dimentica delle sue promesse per la tua vita. Tu ed io dimentichiamo il tran tram, il correre quotidianamente, le delusioni tante volte della vita ci fanno dimenticare le promesse di Dio. Ma ti dico una cosa, anche se passano 24 anni, anche se sono passati 10 anni o 48 anni, Dio non si dimentica delle promesse che ha fatto per la tua vita, delle promesse che ha per te. Quindi dice, dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Così io credo che attraverso la tua vita, sai cosa Dio vuole fare? Attraverso di te Dio vuole benedire la vita di tante altre persone. Attraverso la tua vita Dio vuole benedire la vita di tante famiglie. Una cosa che tu devi consapevolizzare, rimani fermo nella fede, rimani fermo a servire il Signore. E poi dice ancora la Bibbia, infatti io l'ho scelto. E ti voglio dire una cosa, che Dio a te ti ha scelto. Se sei un uomo, se sei una donna, se sei un marito, se sei una moglie o se sei un figlio o una figlia, Dio a te ti ha scelto. E non sei stato tu a venire sulla terra, non è stato un tuo pensiero di venire sulla terra, ma è stato il desiderio di Dio dal cielo fatti venire sulla terra. E Lui ha un proposito per la tua vita, ha un proposito meraviglioso, e anche se al tempo presente stai attraversando difficoltà, se stiamo attraversando delle difficoltà, Dio non dimentica del suo proposito che ha per la tua vita. E questa sera voglio parlare anche ai papà, ai padri. Dice, io ti ho scelto, Dio aveva scelto Abramo perché doveva ordinare ai suoi figli e alla casa dopo di lui di seguire la via del Signore. Una cosa molto importante che ogni marito, ogni padre possa avere chiaro nella propria vita qual è il proposito che Dio ha per la propria vita, qual è il proposito che ha per la propria famiglia.
Cosa deve fare un padre, un buon marito? Deve trasmettere alla moglie quello che riceve da Dio, deve saperlo trasmettere ai propri figli. E cosa deve fare? Deve ordinare ai suoi figli di seguire le vie del Signore, non di seguire le mode, non di seguire la qualsiasi cosa, ma di eseguire la via del Signore. Quindi è importante che ciascuno di noi, come padri, come mariti, possiamo insegnare nelle proprie case a seguire la via del Signore, a leggere la parola di Dio. E io ti voglio incoraggiare in questo tempo, marito, padre, uomo, donna, figlio, quel che sia, questo è tempo dove possiamo cercare il Signore. Non c'è migliore opportunità in questo tempo, in questo momento specifico di pandemia e di restrizione, dove tutti siamo per certi versi chiusi nelle nostre case, dove insieme possiamo meditare la parola di Dio, dove insieme possiamo investigare le scritture, dove insieme possiamo meditare le promesse che Dio ha per la nostra vita e non ci lasciamo destabilizzare da tutto quello che sta accadendo, piuttosto che cibare la nostra anima, la nostra mente, i nostri occhi, le nostre emozioni da tutto quello che ascoltiamo nel telegiornale. È bene che cibiamo la nostra anima, cibiamo i nostri occhi, cibiamo la nostra memoria delle promesse di Dio, del piano e del proposito che Dio ha per la tua vita. Così è importante, caro papà, caro mamma, caro marito, cara moglie, che insieme nella famiglia ci possa essere un nucleo familiare unito per meditare le promesse di Dio, piuttosto che meditare tutto quello che oggi sta accadendo. Perché nella parola di Dio, per ben 366 volte, c'è scritto non temere, non avere paura. Ci sono 366 volte scritte che tu non devi avere paura, non devi temere, non devi spaventarti, ma devi vivere nella fiducia del Signore. E quindi è importante, caro uomo e cara donna, che meditiamo nelle promesse di Dio e meditiamo in quel proposito meraviglioso che Dio ha per la tua vita. Perché io credo, io ne sono un esempio, ne sono anche testimone, io ho scoperto qual è il proposito per la mia vita e sto cercando, sto facendo di tutto per camminare in quel proposito, per adempiere il proposito che è per la quale io sono venuto qua sulla terra. Io non sono venuto qua sulla terra per caso, soltanto perché sono stato un desiderio di mio padre e di mia mamma, ma perché sono stato nel pensiero di Dio, nel desiderio di Dio, e si è usato di mio padre e di mia mamma per farmi arrivare qua sulla terra. Così, allo stesso modo, Dio ti ha pensato, ti ha progettato, si è usato di tuo padre e di tua mamma per farti venire qua sulla terra, perché ha un proposito meraviglioso. E poi Dio gli parla ad Abramo, gli dice, ve lo leggo per esteso questa parte della scrittura, dice: infatti io ti ho scelto perché ordini ai tuoi figli e alla casa dopo di lui, quindi non soltanto ai tuoi figli ma anche ai tuoi nipoti, a quelli che verranno successivamente. Quindi quando Dio parla, parla di generazione in generazione, è un Dio generazionale, che tutte le generazioni dovevano seguire la via del Signore. E per far cosa? Per praticare la giustizia, il diritto, affinché, ascolta questa parte molto importante, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Così io ti posso dire, affinché Dio possa compiere per te e per la tua vita, per il tuo matrimonio, per la tua casa, tutto quello che Lui ti ha promesso, lo possa compiere quando tu ed io camminiamo in accordo alla parola di Dio. E quindi è importante che tu ed io camminiamo praticando la giustizia, camminando praticando il diritto, camminando in modo integro. Quando noi non camminiamo con il Signore, quando noi non camminiamo in modo integro, quando noi non camminiamo in modo corretto, Dio non può adempiere le sue promesse che ha per la nostra vita. Quindi c'è un proposito, ci sono delle promesse, ma c'è una parte che tu ed io dobbiamo fare: ubbidire a Dio. E tu puoi dirmi: ma io non credo a Dio, io non credo nell'esistenza di Dio. Bene, tu non ci puoi credere, ma credo che è arrivato il tempo dove dobbiamo mettere alla prova Dio, dove tu che non credi in Dio, dove tu che pensi che Dio non esista, la Bibbia dice: mettimi alla prova e vedrai se io non ti benedirò.
Così io ti voglio incoraggiare, qualunque sia il problema che stai attraversando, forse nella tua salute, forse nelle tue scelte, forse nel tuo matrimonio, forse nella tua famiglia, forse nelle tue finanze, forse nel tuo lavoro, io ti voglio incoraggiare questa sera, metti alla prova Dio. Diglielo a Dio, Signore, se tu veramente ci sei, manifestati nella mia vita, parla alla mia vita. Io voglio essere aperto, come tu mi vuoi parlare, mi parli, ma parla alla mia vita. E ti dico una cosa, perché questo errore l'ho fatto pure io. Tanti anni fa io dicevo, Signore, ma tu dove sei? Se tu esisti, fai che il lampadaio si muova. No, Dio non si muove così. Ok? O qualcuno fa che questo mobile si possa spostare, allora là credo che tu ci sei. No, Dio non si muove così. Dio si muove attraverso la sua parola. Dio ti manderà delle persone a parlarti di lui. Dio ti parla attraverso la Bibbia. Dio ti parla attraverso le circostanze, mettendoti accanto delle persone giuste dove ti parleranno di Dio, dove ti porteranno verso il proposito, dove ti porteranno verso le intenzioni di Dio per alla fine farti del bene. Quindi togliti dalla testa se per caso magari qualche volta hai detto a Dio, Dio se tu veramente esisti fa che il lampadaio inizi a muoversi, o fa che il mobile si sposti da solo, o apro la Bibbia e tu mi parli così. No, Dio non si muove così. Sono queste tutte, scusami se te lo dico, tutte stupidaggini. Anche aprire la Bibbia così, come alcuni dicono, io apro la Bibbia e Dio mi parla. Se Dio ti apre la Bibbia e ti dice, e Giuda andò e si impiccò, tu cosa fai? Ah, Dio mi ha parlato che devo impiccarmi. No, no, no. Anzi, a proposito, stai attento. Non permettere al diavolo di mettere cattivi pensieri nella tua mente, che per te è finita. Cioè, basta, la faccio finita. Perché il diavolo in questo momento vuole lanciare una sfida a tante persone, che vuole uccidere tante persone la vogliono fare finita a motivo di questa emergenza. Non permettere al diavolo di metterti questi pensieri nella mente. Anzi, ti dico una cosa, se per caso hai di bisogno, chiamaci alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, alle 2 della notte, chiamaci, siamo ben lieti di poter stare con te al telefono a parlare. Vienici a trovare, siamo ben lieti con tutte le distanze, le misure di sicurezza ad oggi che dobbiamo attuare, siamo ben disponibili per poter parlare, per poter incoraggiare, ma non permettere al diavolo di metterti pensieri nella testa che per te è finita, perché Dio per la tua vita ha un proposito e tu non ti puoi permettere di distruggere il proposito che Dio ha per la tua vita, perché attraverso il proposito, attraverso la pazienza, attraverso l'ubbidienza si adempiranno le promesse che Dio ha per la tua vita, per la tua casa, per il tuo matrimonio, per la tua famiglia. E io ti voglio incoraggiare in questo tempo, questa sera, prima che chiudiamo questo spazio dedicato alla famiglia, anche se abbiamo parlato di tante cose, non permettere al diavolo di distruggere la tua vita. Non permettere a tutto quello che sta accadendo oggi, tutte le varie informazioni, telegiornali, le notizie, di portare depressione nella tua vita, non far entrare lo spirito di paura, non far entrare lo spirito di solitudine, né lo spirito di depressione nella tua vita, ma fai entrare lo spirito di Dio, lo Spirito Santo nella tua vita, Lui che porterà gioia e gioia in abbondanza nella tua vita. Così, prima di chiudere questo tempo, voglio pregare per te e voglio ricordarti, se forse tu hai di bisogno o forse conosci che ci sono delle persone che si trovano in un momento di difficoltà, che hanno bisogno di preghiera, hanno bisogno di incoraggiamento, hanno bisogno di sostegno, sia sostegno spirituale, sia sostegno alimentare, siamo qua, chiamaci, che noi siamo, scrivici che siamo ben disponibili per aiutare, per incoraggiare, per sostenere, per dare tutto quello che Dio ha messo nelle nostre possibilità. Siamo qua per sostenerti, per incoraggiare e per portarti nella giusta via e per farti conoscere quello che Dio ha preparato per te. Così voglio lasciarti con questa parola di incoraggiamento, che non serve solo per te, ma se tra i tuoi conoscenti, tra i tuoi amici, tra i tuoi parenti, vieni a sapere che c'è qualcuno che ha di bisogno. Siamo su questo territorio, amato e benedetto da Dio per servire questo territorio.
siamo su questo territorio per benedire la vita delle persone. Ti dico ancora una cosa, settimana prossima inizieremo un servizio che inizieremo a chiamare tutte le persone nelle case per sostenerle con una preghiera, con una parola di incoraggiamento, con una parola di conforto, perché siamo su questo territorio, qua, in Udine, nel Friuli Venezia Giulia, perché vogliamo portare sostegno, vogliamo incoraggiare le persone, vogliamo incoraggiare le famiglie, vogliamo incoraggiare i padri di famiglia, vogliamo incoraggiare i genitori e vogliamo incoraggiare anche i figli. Così chiudiamo questo spazio meraviglioso dedicato alla famiglia con una preghiera, pregando per le nostre case, pregando per i matrimoni, pregando per i figli. Dovunque tu ti trovi, se sei con tuo marito, se sei con tua moglie, prendi le mani di tuo marito, di tua moglie, o prendi le mani dei tuoi genitori o dei tuoi figli e accordiamoci insieme. Perché anche se siamo lontani, nello spirito possiamo essere uniti e siamo uniti nello spirito. Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo, questa sera, Signore, io ti voglio presentare tutte queste persone che stanno guardando questo video. Ti presento, Padre, tutte le famiglie che stanno attraversando in questo momento difficoltà. Tutti i matrimoni, Signore, che in questo momento sono in crisi, che stanno attraversando difficoltà, laddove ci sono liti, separazioni, laddove ci sono pensieri, Signore, di distruzione, di divorzio. Padre, io ti chiedo di intervenire nel più breve tempo possibile. Risana i matrimoni, risana la vita delle persone, risana, Signore, le famiglie. Intervieni, Spirito Santo, in ogni famiglia. Io ti voglio pregare per i matrimoni, ti prego per le famiglie, ti prego per i giovani, Signore, ti prego per coloro che hanno perso il lavoro, ti prego per quei padri di famiglia, Signore, che si sono ritrovati senza lavoro, Signore, per quei padri di famiglia che hanno dovuto chiudere i bar, i ristoranti, per tutti coloro, Signore, che si trovano in difficoltà finanziarie. Padre, io ti chiedo nel nome di Gesù questa sera, scendi con la tua dolce, meravigliosa presenza. Ti chiedo, Spirito Santo, di incoraggiare, di sostenere. Ti chiedo, Spirito Santo, questa sera di manifestare la tua potenza, la tua grazia, il tuo favore in ogni famiglia, in ogni casa, Padre. Io ti prego nel nome di Gesù, Signore, che la tua consolazione, Signore, questa sera scenda in ogni famiglia. Ti prego, Signore, per tutte quelle famiglie che hanno i propri familiari ammalati, tutti coloro che sono stati colpiti, Signore, da questo virus. Voglio reclamare guarigione nei corpi delle persone, voglio dichiarare miracoli, Signore. La tua parola dice, Signore, che Signore, tu stesso hai mandato la tua parola e le hai guariti. Così io nel nome di Gesù voglio dichiarare guarigione nei corpi delle persone. Voglio dichiarare guarigione nei corpi di tutti coloro, Signore, che sono stati, Signore, infettati, presi, Signore, da questo virus nel nome di Gesù. E dichiaro la loro liberazione. Dichiaro guarigione istantanea. Dichiaro miracoli, Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo. Ti prego, Signore, anche per i medici, gli infermieri, tutti gli operatori della sanità. Spirito Santo, stendi la tua mano, dai loro sapienza, intelligenza. Signore, forza, che nessuno si possa perdere d'animo, che nessuno si possa scoraggiare, che nessuno possa vivere, Signore, nel terrore. Signore, ma che ogni medico possa attingere forza. Padre, ti chiediamo perdono. Se forse, Signore, tutto questo che sta accadendo perché ti abbiamo messo fuori dagli ospedali, perché ti abbiamo messo fuori dalle famiglie, perché ti abbiamo messo fuori, Signore, dalle scuole. Ti chiediamo perdono e ti chiediamo, Spirito Santo, che in questo tempo sia un tempo di riscatto, Signore, sia un tempo di cambiamento. Visita gli ospedali, Signore, visita le famiglie, visita le scuole, Signore, visita le caserme, tocca, Signore, tutti i carabinieri, i poliziotti, tutte le persone che sono in autorità. Signore, ti chiedo nel nome di Gesù, come tu hai visitato Abramo, come tu hai incontrato Abramo, io ti chiedo che in questo tempo, Spirito Santo, tu possa visitare la vita delle persone, che ogni persona possa, Signore, essere visitato da te, che ogni persona possa dire realmente: io ho incontrato Dio, io sono stato visitato dallo Spirito Santo, e possa accadere qualcosa di straordinario. Ti chiedo visitazione in quei matrimoni, Signore, che hanno deciso di farla finita, di distruggere il loro rapporto. Ti chiedo, Spirito Santo, visita, porta accordo, porta amore, porta unità, Signore.
Ti chiedo, Signore, per quei figli che sono scappati di casa, hanno abbandonato i genitori, ti chiedo che possano ritornare nelle case paterne. Signore, ti prego per quel coniuge che è scappato via dalla casa, che possa ritornare nella propria famiglia. Nel nome del Signore Gesù Cristo, ti chiedo riconciliazione nelle case, ti chiedo riconciliazione nelle famiglie, riconciliazione, Signore, che i genitori si possano riconciliare con i figli, figli si riconciliano con i genitori, nipoti si possano riconciliare con i nonni, con gli zii, Padre, fratelli si possano riconciliare in questo tempo. Ti chiedo, Spirito Santo, che possa scendere, Signore, su ogni famiglia, sulla nazione dell'Italia, Signore, un'unzione di riconciliazione in questo momento, sia tra persone, ma che scenda unzione anche di riconciliazione, che le persone, Signore, si possano riconciliare a te per mezzo di Cristo Gesù. Così io ti prego, Spirito Santo, che tu in questo tempo possa fare un'opera di convincimento su tutte le famiglie, su tutti gli uomini, nel nome del Signore Gesù, nel nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia, Jesus. Voglio parlare a te che stai guardando questo video, sento nel mio cuore che ci sono delle persone che non hanno ancora fatto una scelta di aprire il proprio cuore a Gesù. E io questa sera ti voglio invitare, ti voglio incoraggiare ad invitare Gesù nella tua vita, a far entrare, a coinvolgere Gesù nella tua vita, a dire a Gesù: entra nella mia vita. Lui è distante da te la misura di una preghiera. E appena la Bibbia dice: invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Così io questa sera ti voglio guidare. E se tu vuoi ricevere Gesù nella tua vita, ripeti dietro a me questa semplice preghiera. Adesso, in questo momento, ripeti dietro a me: Signore, io vengo a te, nel nome di Gesù, ti chiedo perdono per i miei peccati, ti chiedo perdono, Gesù, per averti rinnegato, ti chiedo perdono, Dio, per averti rigettato, ti chiedo perdono per averti bestemmiato, ti chiedo perdono per averti rinnegato nella mia vita. Io questa sera mi pento di tutti i miei peccati, caro Gesù, e voglio invitarti ad entrare nella mia vita. Ti voglio coinvolgere, Gesù, nella mia vita. Voglio, Gesù, che tu divieni il Signore e il Salvatore della mia vita. E ti prego, caro Gesù, che tu in questo momento mi dai la tua natura divina e togli da me la natura adamica, la natura di peccato. Gesù, io voglio essere riempito da te questa sera e ti ringrazio perché attraverso la tua morte e la tua resurrezione e attraverso il sacrificio che tu hai compiuto sulla croce, io questa sera ricevo guarigione, ricevo ristoro. Io da questa sera sono riconciliato col Padre e grazie, caro Gesù, perché per mezzo tuo tutte le volte che ho di bisogno io posso andare al Padre e chiedere aiuto e chiedere il suo soccorso. Grazie, caro Gesù, perché tu mi hai salvato e mi hai liberato dalla mia paura, mi hai liberato dalla mia infermità, mi hai liberato dalla povertà, mi hai liberato dalla solitudine. Grazie, caro Gesù, perché da questa sera in poi io mi prendo l'impegno di camminare con te tutti i giorni della mia vita. E se hai fatto questa preghiera, consapevolizza, è un'azione di fede. Gesù entra nella nostra vita attraverso una confessione di fede. La Bibbia dice: invocami e io ti risponderò. E se vai a leggere nella Bibbia, nel capitolo di Romani, Romani capitolo 10, versetto 9 e 10, dice: se con la tua bocca fai confessione di fede, sarai salvato, se credi con tutto il tuo cuore. Così io ti incoraggio che questa sera, se tu hai fatto questa preghiera, la natura di Cristo Gesù, la natura divina è entrata nella tua vita e la natura di peccato è uscita. Tu non sei più solo, non sei più solo, ma sei diventato un figlio, o se sei una donna, una figlia di Dio. Una figlia e un figlio amato di Dio. E da questa sera devi iniziare a confidare nella benignità di Dio. Non sentirti da solo o da sola, ma sentiti figlio e figlia di Dio. Dio ti ama.
voglio lasciarti con questa parola, che Dio per te ha un amore immenso. E anche se tuo padre, tua madre ti avessero rigettato, Dio non ti rigetta. Dio questa sera, anche se le persone non ti possano abbracciare, anche se io non ti posso abbracciare, ma io credo che questa sera tu sperimenterai l'abbraccio paterno di Dio. Dio ti ama di un amore immenso. Ricordatelo sempre. Scriviti sulla bacheca, scriviti sulla lavagna della tua cucina, sugli stipiti della tua porta, in bagno, di fronte nella parete del tuo letto, scrivi: Dio mi ama. Metti il tuo nome, forse ti chiami Daniele, forse ti chiami Luca, forse ti chiami Marianna o Laura, scrivi il tuo nome e gli scrivi dopo: Dio mi ama. Ricordati, Dio ti ama di un amore immenso. Lui non vuole farti del male, ma vuole farti solo ed esclusivamente del bene. Dio ti benedica, voglio rilasciare nella tua vita tutte le benedizioni del cielo e della terra, che non ti possa mancare mai la pace, la gioia, la felicità nel tuo cuore e nella tua casa, nella tua famiglia. Ci vediamo per questo spazio famiglia il prossimo venerdì, sempre alle ore 18. Dio ti benedica, alla prossima. Benedizioni abbondanti.